Mancino indagato e scrive una lettera al presidente Napolitano per chiedergli aiuto. E cosa fa il presidente Napolitano? Interviene. È un intervento ad personam per Mancino? No, dice D'Ambrosio, perché si richiama alle decisioni precedenti del CSM. Il fatto è che il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, ha respinto le richieste del Colle e il Quirinale si rivolge al procuratore generale della Cassazione chiedendogli di intervenire su Grasso. Io ho avuto questa lettera, cioè, il procuratore generale, ma non lo so, poi al termine del suo mandato, non lo so che farà. No, ma che vuol dire? Il procuratore generale ha la sua continuità, eh? Ma poi non è stata mandata la lettera soltanto, Ah, è era stata mandata. accompagnata da osservazioni. Certo, se no mica mandavamo così lei all'avventura. Se adesso lei ha pazienza, io le vengo. Io a lei ho dato una comunicazione, io. Sì, ho infatti la Veramente lettera. informativa, mentre Marra ha scritto al procuratore generale. Ma dopo che io ho avuto i miei contatti anche col nuovo futuro procuratore Ho generale, capito, ho e capito. accompagnando la sua nota dalla condivisione del presidente. Grasso continua a lavarsi le mani, no? Ma è chiaro che questo adesso guardi. La lettera dice così. Allora, illustre Presidente, rivolta a Esposito, per incarico del Presidente della Repubblica trasmetto la lettera con la quale il Senatore Nicola Mancino si duole del fatto che non sono state fin qui adottate forme di coordinamento delle attività svolte dagli uffici giudiziari sulla cosiddetta trattativa che si assume intervenuta tra soggetti istituzionali e esponenti della criminalità organizzata a ridosso delle sanguinose stragi del 92-93. Conformemente a quanto da ultimo sostenuto nell'adunanza plenaria del Consiglio Superiore il 15 scorso, il Capo dello Stato auspica che possano essere prontamente adottate iniziative che assicurino la conformità di indirizzo delle procedure ai sensi degli strumenti che il nostro ordinamento prevede. Perché qui il problema vero, Grasso, si copre, che è una gran cretinata la vocazione. Quello per cui deve badare Grasso, e se non ci bada lui il procuratore generale, è il coordinamento minimo. Insomma, io devo capire se Spatuzza, indellutri non conta e qui è fonte di una revisione, perché non è credibile lo Ma Stato. questi stanno in difficoltà perché non possono fare 3 gradi di giudizio per 3 volte consecutive sulla strage di Via D'Amelio e poi arrivare, diciamo, ad accertare che non si tratta più di Scarandino, ma si tratta semmai Ma certo, è chiaro. dico, ma noi stiamo scherzando, insomma. Però adesso lei lo sa, quando uscirà quello che, no, quello che il Presidente auspica. Non so se, peraltro il Presidente l'ha letta prima di mandarla, non è una cosa solo di Marra, è Beh, mia. comunque io con lui, dovendogli fare gli auguri per telefono, non dirò niente, non No, accenderò. lei può dire che lei ha saputo della lettera che le è stata mandata, sono informato che la lettera è stata mandata al Procuratore Generale. E poi ha saputo che era ai fini di un coordinamento investigativo. Lei lo può dire parlando informalmente col Presidente, perché no? E va bene.